quasi ogni giorno su due giornali online degli articoli vari e ho scritto una sessantina di libri di cui in giusta misura alcuni di cinema, altri di saggi politici, filosofici, sociologici e altri di narrativa e uno di poesia. Quindi la mia attività prevalente ormai è soltanto quella di scrittore, attività che mi dà molta soddisfazione. Il libro per cui penso di essere stato premiato stasera è una monografia completa su Federico Fellini, che in effetti è stata pubblicata dall'Istituto Culturale del Mezzogiorno proprio per il centenario della nascita di Fellini, ed era stato preceduto da un breve saggio, però limitato soltanto ad una parte dei film di Fellini, in occasione della data della morte l'anno scorso. Poi adesso l'ho ampliato, quindi è una monografia completa di Fellini, non soltanto regista ma anche sceneggiatore di opere non sue. Sono molto contento di aver ricevuto questo premio, il cinema mi ha sempre attratto e piaciuto. Ritengo che sia oggi il mezzo migliore di comunicazione delle idee, che in effetti la gente legge meno, io scrivo, ma in effetti penso che le immagini cinematografiche abbiano una forza e una propulsione proprio di entrare in tutte le sfere del pubblico, sicuramente di gran lunga maggiore. Fellini è stato un grande maestro, credo che sia il più rappresentativo del genio degli italiani proprio per la sua fantasia. Nel libro divido la sua attività in tre filoni ben diversi: un primo che riguarda il cinema neorealista delle prime pellicole fino appunto a Giulietta degli Spiriti, quindi Le Notti di Gabiria, La Strada, eccetera, in cui c'è questa partecipazione molto intensa del regista e sceneggiatore per le storie degli umili, della povera gente, delle persone in qualche modo diseredate della vita. Poi c'è la parte centrale con La Dolce Vita e Otto e Mezzo, che rappresentano secondo me i due più grandi capolavori di Fellini, dove in effetti c'è questa sguardo sulla Roma che lui da provinciale vedeva con occhi incantati all'inizio e invece scopre che c'è un degrado morale, intellettuale che è veramente notevole. Fortuna per lui non vede quello che c'è oggi, perché sennò forse gli sarebbe anche passato la voglia di filmarla. Poi c'è un terzo filone in cui lui si affida solamente alla fantasia ed è il Fellini che io amo meno, devo dire, perché indubbiamente ci sono delle pagine di cinema stupende, ma la mancanza di una storia, di un filo, rende un po' difficoltoso seguirlo, e quindi io ritengo che in effetti tra questi tre filoni i primi due si impongono per un maggiore impegno. C'è poi un terzo filone che non è a sé ma in qualche modo interseca i tre momenti ed è il filone della memoria, del ricordo, e quindi i Vitelloni nel periodo neorealistico e Amarcord nel momento in cui lui è passato a raccontare storie più fantastiche.